Ciao a tutti, bentornati. La ricetta di questa settimana, un secondo piatto, piccione arrosto in due cotture. Gli ingredienti, burro, asparagi bianchi, aglio, pannocchiette, patate, fondo di piccione, il piccione, pepe, sale, olio extravergine e una bottiglia di vino rosso. La preparazione. Partiamo dalle coscette, in una casseruola a fiamma viva, le rosoliamo per qualche istante insieme alle patate, precedentemente ovviamente pelate e tagliate a spicchi. Terminiamo la cottura in forno a 180 gradi per circa un quarto d'ora. Passiamo ora alla preparazione dei petti. In un'altra casseruola a fiamma vivace li scottiamo con un filo di olio e uno spicchio d'aglio per qualche istante, prima dalla parte della pelle, poi da quell'altra. Ci vorranno circa 3 minuti da un lato e 3 minuti dall'altro. Aggiungiamo le pannocchiette, gli asparagi e i fegatelli. Lasciamo rosolare anche questi per qualche istante. Prepariamo ora la salsa. In un padellino a fiamma vivace facciamo ridurre il vino rosso e il fondo di piccione. Lo facciamo ridurre di 2/3 circa, terminiamo mantecando con il burro. Teniamo in caldo. Passiamo ora a impiattare. Prendiamo i nostri petti, li scaloppiamo, li lasciamo riposare qualche istante per evitare che il liquido in eccesso vada poi a sporcare il piatto. Disponiamo le scaloppe sul piatto, le coscette, i contorni ben sistemati e terminiamo con la salsa. Un filo di olio, un giro di pepe e buon appetito! E adesso a voi, energia in cucina!